Io sono il punto di partenza. Sono la congiunzione tra i talenti. Sono quello che ascolta le loro idee, che fa in modo che prendano forma. Io lavoro con gli artisti, per gli artisti, ma soprattutto per il pubblico. Sono colui che deve rimanere lucido in un mondo che è totalmente emotivo. Costruisco scatole magiche che hanno sipari come coperchi e grandi emozioni all'interno. Io produco emozioni. Io sono un produttore. È qui che inizia lo spettacolo. Iniziato come cantante, cantavo e scrivevo canzoni, poi sono stato pure fortunato perché ho fatto un bel contratto con la casa discografica Ricordi per un album, ho fatto una valanga di serate, concorsi, ho vinto il premio Rino Gaetano e ho partecipato a Castrocaro per Rai 1, forse è proprio là che si è accesa la lampadina del cambiamento. Sopra una lancetta Gianluca Giudici. Grazie. Praticamente in realtà quando tutti gli altri partecipanti al festival pensavano alla voce, all'immagine, erano concentrati totalmente sull'esibizione, io in realtà facevo altro che girare il backstage a vedere come si muovevano le maestranze, quello che fa l'occhio attento del regista e lo scenografo, cioè guardavo assolutamente più l'aspetto tecnico che l'esibizione artistica stessa in realtà. Pensa al caso strano, cioè dopo 20 anni da quell'esibizione a Castrocaro, insieme a una società che abbiamo fondato che si chiamava Nuova Eventi, insieme all'avvocato Costa, e abbiamo prodotto noi il festival di Castrocaro per la Rai. Quindi tornare al padiglione delle terme, dove c'ero stato 20 anni prima come cantante, a ritornarci come produttore, è stata una soddisfazione enorme. Ho conosciuto Gianluca Giudici quando era un giovane ragazzo e quindi quando iniziai a fare la produzione di Claudio Baglioni allo Stadio Olimpico di Roma, per la prima volta uno stadio olimpico aperto completamente a un artista, io detti degli incarichi a Gianluca. Gianluca si dimostrò così bravo in tutto quello che gli chiedevo, perché io gli chiedevo di tutto, la pubblicità, i manifesti, e di andare a parlare a destra, a sinistra, in ogni cosa che io gli chiedevo di fare lo faceva in modo perfetto e quindi ovviamente entrò di diritto nella mia squadra di produzione e io giorno per giorno, mese per mese, anno per anno ho visto questo salto di qualità continuativo di questo ragazzo. Gli dissi, e più di una volta, che sarebbe diventato bravo più di me. Io lo proseguo a dire, lui mi dice di no, però è bravissimo, è bravissimo, è bravissimo. Fare sul serio ha un nome e un cognome, Claudio Baglioni. Quando inizia questa grossa produzione di Claudio Baglioni allo Stadio Olimpico di Roma, evento unico e memorabile,
quel famoso 6 giugno 1998, lì è cambiato veramente tutto nella mia vita. Un concerto che ha avuto record di ascolti, record di incasso, è stato veramente un trionfo. Un lavoro massacrante, ancora oggi mi ricordo nel dettaglio, ma un lavoro che comunque ancora oggi invece alberga nel mio cuore. Che ha fatto storia. Ancora oggi viene studiato in varie formazioni, nelle formazioni artistiche, nei corsi, e io stesso quando faccio i corsi ai miei allievi lo prendo come punto di riferimento, proprio a livello di produzione e a livello di comunicazione. Infatti da Baglioni poi c'è stata l'escalation, comincio a fondare una società tutta mia di produzioni e comincio a fare le cose da solo, quindi mi associo ad una persona che era Beppe Cova, all'epoca manager di Antonello Venditti, e iniziamo subito con produzioni enormi, con questo Goodbye 900 allo Stadio Olimpico che salutava il millennio, un concerto che poi sarebbe stato di coronamento a quello più avanti della festa dello Scudetto alla Roma, al Circo Massimo. In contemporanea poi, nello stesso periodo, per Aragozzini stavamo producendo il concerto di Julio Iglesias a Piazza San Marco, dove a Venezia, tutte le scomodità del caso, perché portare il palco, le luci, l'audio attraverso queste chiatte mobili è stato un'odissea. Avevamo montato il camion regia su un barcone che a ogni movimento faceva fare su e giù, dove il povero regista Francesco Manenti aveva mal di mare praticamente. Alla fine è stato un delirio. Oltretutto io dovevo fare anche su e giù Venezia Roma, Roma Venezia. E queste cose le puoi fare solo quando sei giovane, sono un giovane produttore, può fare, altrimenti è troppo faticoso. La professione del manager oggi rispetto a ieri è completamente cambiata. Internet ha rivoluzionato il lavoro del manager. Un tempo il manager era costretto a prendere gli aerei, andare all'estero o anche in Italia, da Palermo a Torino, a parlare, fare, dire. Oggi con internet basta spingere un bottone, sai tutto di tutti, e quindi il lavoro è completamente rivoluzionato rispetto a quello che era un tempo. In realtà che fa il produttore? Il produttore fa un lavoro molto crudo, cinico, perché deve rendere concreto quello che è un argomento molto nobile ed etereo, no? Che è quello dell'arte. È la parte più fredda di questo lavoro, però è sicuramente una parte indispensabile. Il produttore deve avere le spalle forti, molto pelo sullo stomaco, una forza di carattere e tanto, tanto, tanto fiuto, perché il fiuto legato all'esperienza ti fa capire se vale la pena o no di produrre qualcosa. Uno stadio è si illumina giorno. Tonello è... ho organizzato delle cose straordinarie con lui, tipo questo al Circo Massimo, che è questo qua, nel 2001, in realtà per la festa della Roma, dove forse è stato il concerto che io abbia organizzato con più numero di persone, perché come diceva il messaggero, ma detto anche dalla polizia, erano presenti 1 milione di persone al Circo Massimo, cioè io vedevo la metropolitana che vomitava gente continuamente. E a un certo punto arrivati sul foro romano è stato veramente Antonello sul palco che diceva scendete dagli scavi, perché ovviamente si erano messi sul tetto gli scavi romani, era pericolosissimo. A scendere soprattutto dai tetti, i tetti sono pericolosi, scendete dai, e state attenti quando andate via, perché è pericoloso, era pericoloso quando stavate seduti. È stata una serata impegnativa, sicuramente impegnativa, però ragazzi, quando c'è 1 milione di persone sotto che cantano notte prima degli esami, io penso che sia qualcosa di al Circo Massimo, un'atmosfera, un cielo stellato così, forse una delle serate più belle che io abbia fatto. Notte prima degli esami, notte di polizia. Certo qualcuno te lo sei portato via. Notte di mamme e di papà col biberon in mano. Notte...
notte di nonna alla finestra, ma questa notte è ancora nostra. Poi c'è stato il coronamento con l'arrivo degli artisti internazionali. Il mio fiore all'occhiello sicuramente fu quello di far cantare allo stesso concerto due artisti di grosso calibro, Patti Smith e Lou Reed a Fiuggi. Un evento unico, se ne è parlato molto, moltissimo. Poi è stato unico al mondo, non hanno mai cantato insieme loro due e fu un grosso successo sia di critica che di pubblico. Il cuore ci si riempie quando D'Alessandro e Galli ci propone di fare Roger Waters, i Pink Floyd, un sogno, e con The Dark Side of the Moon oltretutto, quindi uno spettacolo veramente grandioso. Poi da quel momento gli altri stranieri, Simply Red, Mark Knopfler dei Dire Straits, l'ultimo concerto dei Blue prima dello scioglimento. Contemporanea a quel periodo lì, grazie allo scomparso Fabio De Rossi, iniziamo a produrre una serie di giovani talenti che erano veramente molto giovani, anch'io in realtà lo ero, e che poi oggi sarebbero diventati Enrico Brignano, Teo Mammucari, Enzo Salvi, Greg Lillo. Tutti sono esplosi con delle carriere straordinarie, è stato un periodo molto molto fortunato. Ancora oggi produciamo alcuni loro spettacoli, anche perché poi avendo riconosciuti da così giovani sono diventati ovviamente tutti grandi amici, no? Praticamente quindi con Mammucari e Brignano penso di aver perso il conto delle repliche che abbiamo fatto, quindi tournée estremamente faticose ma estremamente divertenti. E va a lavorare, va a giocare, vai al biliardo, esci fuori da casa, non ne la faccio più. La soddisfazione che ancora oggi ne parlo con grande stupore è stata con Luca Argentero e il suo Shakespeare in Love, dove 30 repliche in un mese, quindi tutti i giorni, sono stati 30 sold out in tutta Italia. Sempre nel teatro ci spingiamo un po' oltre con i grandi musical, produciamo Le relazioni pericolose con Corrado Tedeschi e Lorenza Mario e un Pinocchio opera rock con Giorgio Pasotti, grande amico, e un Pinocchio strano, particolare, musica dal vivo, molto molto rock. Abbiamo vissuto la musica con i Negrita, con Nicolò Fabi, ma soprattutto con Massimo Ranieri, che dallo Stadio Olimpico ad oggi centinaia di concerti fatti in tutta Italia, tutti sold out, e incredibilmente non c'è mai stato un calo. Cioè è un artista che posso dire a gran voce essere veramente fuori dal comune. Ma guarda, un produttore deve ovviamente per statuto cercare di produrre spettacoli che possano portare più profitto possibile, ovviamente. Ma per quanto mi riguarda, almeno in questi 30 anni di carriera che ho fatto, io ho sempre cercato di produrre spettacoli che potessero emozionare me per primo, perché altrimenti vendere una cosa in cui non credi sicuramente non porta grandi profitti, ma soprattutto non fa stare bene me. Cerchiamo sempre di fare spettacoli che vadano a stuzzicare, no, l'attenzione del pubblico. Qualche anno fa, per esempio, dopo i grandi successi di Brignano, cercavamo qualcosa o qualcuno che potesse essere comunque brillante e coinvolgente, no? Poi un pomeriggio viene il mio socio Luigi Marinelli e mi propone: vogliamo fare Maurizio Battista? Quelli mortacci tua, ti insultava di mortacci tua e di tuo padre e della madre, tutta la madre e di tuo padre, a parte non toccava uno. E io dico: facciamolo. Inizialmente semplicemente solo per puro istinto, perché vanno sempre date risposte positive agli stimoli positivi, e devo dire che abbiamo fatto bene in quel caso, perché con Maurizio Battista è stato un successo dietro l'altro, una serie infinita di sold out, e la cosa bella è che ancora oggi continuiamo così. Devo dire che Maurizio è veramente un artista di serie A. E racconto questo: giudizio universale, si formano le file, golosi, avari, lussuriosi. C'era solo una fila di 1 miliardo di persone, succubi della moglie. A fianco c'era una fila con uno solo, non succubi della moglie.
E Dio, vedendo l'uomo solo, gli fa: cosa fai lì, uomo solo? E lui dice: che ne so, è mia moglie che mi ha detto da mettermi qua. Maestro Proietti, qua c'è un ricordo straordinario con lui, veramente meraviglioso. Stiamo parlando anche in questo caso dello stadio, oltre che ad altre cose realizzate con lui quando era il direttore artistico del Teatro Brancaccio a Roma. Però l'evento veramente clou, ma penso anche per lui sia stato quello di realizzare a Megli Occhi Please dentro lo stadio, dove non pensavamo neanche noi che uno stadio che realizzato per eventi sportivi, per il calcio, per, o anche per i grossi concerti, come abbiamo detto prima, per la musica, no? Per certi rock, potesse trasformarsi in un teatro così grande. E devo dire che Gigi era molto preoccupato, perché ovviamente un conto è recitare in un teatro, un conto è recitare allo Stadio Olimpico. Però lui maestro era e maestro rimarrà, perché ha realizzato, penso, una delle serate più belle che io abbia visto di A Megli Occhi Please. Devo dire che veramente è stato fino all'ultimo un professionista, un grande maestro. C'è solo che da imparare. Questo è un lavoro che ti succhia tutte le energie, ti ruba il tempo, però alla fine ti regala grandi soddisfazioni. La parola giusta quando avvio una produzione o penso ad una produzione è rischio. La produzione artistica nel mondo, non solo in Italia, è abbastanza nel caos, no? Più totale, non ci sono regole scritte, non ci sono enti che tutelano la categoria, quindi in parole povere, se ti dice bene guadagni, se ti dice male ci rimetti, a volte rischi pure di andare sull'astrico. Ogni volta è una scommessa che fai. Si parte dalle idee, no? Al fianco di un regista o di un autore, quindi si stanziano i fondi, poi tiriamo giù il cast, e si chiude un accordo un pochino con tutti, il maestro per le musiche, lo scenografo, il costumista, il coreografo, anche l'ufficio stampa, la tecnica e tante altre figure professionali, no? E si comincia, si parte con una bella conferenza stampa, le prove, il debutto, che è forse la parte più emozionante, il tour, tanti chilometri, tanti biglietti, tanti spettacoli e tanta, tanta emozione e soddisfazione. Ogni volta che visiti un posto diverso in tutta Italia è un'emozione unica, no? Sono dialetti diversi, sono location diverse, è questo che ti appaga, ti dà la forza di andare avanti in questo mestiere. Noi regaliamo emozioni in realtà, no? A tutte le persone, a più persone possibili, loro giù dalla platea, e anche noi ci emozioniamo molto dietro il palcoscenico. Sono passati 30 anni ed eccomi ancora qui, sul campo. Ti assicuro che non mi sono annoiato. Ho dato e preso, ho incontrato le stelle più grandi, quasi tutte. Ci ho lavorato, le ho amate, le ho ingaggiate, litigato. Insieme abbiamo riso e pianto. È stato un lavoro molto intenso. Tu dirai, ne vale la pena? Certo. E sai perché? Perché amo il mio lavoro. Pochissimi hanno questa fortuna. Pochissimi amano quello che fanno. Devo continuare a lottare. Devo restare in scena. Dietro le quinte, ma in scena.